Pagani, docenti provenienti da diversi paesi europei, saranno nella città di Sant'Alfonso nell'ambito del progetto Erasmus. Spagnoli, portoghesi e lituani saranno a Pagani ospiti della Scuola Media Cris School il 23 e il 24 settembre prossimo nell'ottica dei lavori per il progetto Erasmus School 21. 13 docenti provenienti dalle tre nazioni europee, 10 dall'area iberica, 3 dalla Lituania, che nelle giornate di giovedì e venerdì prossimo incontreranno i colleghi della scuola paganese. Nell'aula magna del plesso di Via Ferrante si affronteranno i temi del progetto. Oltre a tutto quello che rappresenta la scuola del XXI secolo interessata dalla tecnologia e dai vari software, dalle nuove tecnologie che interessano la scuola, i siti internet, il doppiaggio e tutto quello che serve per creare lezioni anche in podcast, alla creazione e gestione di siti web a livello didattico. I 13 docenti alloggeranno a Salerno e nelle pause di lavoro fine giornata visiteranno anche le bellezze architettoniche di Pagani con una full immersion nella cultura e nelle tradizioni locali, non senza degustare i prodotti tipici locali, valorizzando le ricchezze agroalimentari delle nostre terre. E le scuole di Pagani diventano motivo di orgoglio per l'intera città. Dal 17 settembre scorso, infatti, il liceo Mangino è stato individuato quale scuola polo regionale per la diffusione, implementazione e messa a sistema per l'innovazione metodologico-didattica, avanguardie educative INDIRE, un surplus energetico quanto mai necessario per guardare a un futuro possibile di sviluppo, di inclusione, di crescita individuale e sociale non solo della nostra comunità ma anche delle scuole della regione Campania, che nel tempo vorranno aprirsi all'innovazione mediante azioni che metteranno in campo insieme agli esperti INDIRE.